Pillola numero 5 dei grandi del marketing applicati nel campo assicurativo. Il miglior marketing, una frase di Philip Kotler, grandissimo, dice che il miglior marketing sono i clienti soddisfatti. È la base da questo, da sempre si dice, lo si sa e lo si sa in tutti i campi. Quindi, come si può applicare questo al mondo assicurativo? Poche volte si è pensato, si pensa alla soddisfazione vera del cliente. Soprattutto le grosse compagnie, le grandi compagnie, ma anche le piccole compagnie. Le compagnie non hanno, quando parlano della centralità del cliente, in realtà non è. Avete mai visto una compagnia che paga volontariamente? Allora, il tuo indennizzo sono 1000 euro, ma te ti do 1200 euro per farti contento. No. Non si può fare, diventa difficile. La soddisfazione del cliente, il cliente soddisfatto, soprattutto in mondo assicurativo, non è facile da perseguire. Addirittura vedo dei formatori che dicono a dei colleghi: regalategli un weekend al cliente, il biglietto per la partita. Cioè, quello non è soddisfare il cliente, quello è comprare il cliente, è trattarlo da prostituta. E se tu tratti così un cliente, riceverai quello, non riceverai amore, non riceverai quella relazione. Soddisfare veramente le esigenze di un cliente è una cosa lunga ed è fatta di tante piccole cose. È proprio una relazione amorosa, come abbiamo visto più volte. Quando due stanno insieme, sì, ci si piace, c'è del feeling, ma poi sapete benissimo che la convivenza è in tante piccole cose, nella quotidianità, è nel sapere ogni volta dare un piacere o dare un dispiacere, che sarà un dispiacere, quindi invece ti allontani. Questo è nella relazione col cliente che dobbiamo fare. Tutti i giorni coltivare la soddisfazione del cliente. Che è in tante piccole cose, è in un caffè offerto, una caramella offerta, è in una spiegazione di una polizza semplificata, è in una telefonata in più, in un messaggio fatto bene, in un avviso di scadenza fatto in un'altra maniera, nella gestione di un sinistro, nell'aiutare a fare una fotocopia in più da dare al commercialista per scaricarsi dalle tasse. Sono tante piccole accortezze che vanno fatte, ma se noi le facciamo tutti i giorni, costantemente, non come quella volta per quel cliente, ma per tutti, per ogni cliente, quello sarà il nostro migliore investimento di marketing, migliore di qualsiasi pubblicità, migliore di qualsiasi striscione che potete mettere, di qualsiasi manifestazione, di qualsiasi pubblicità sui giornali, di sponsorizzazione su Facebook. I vostri clienti, se voi riuscite a soddisfare i vostri clienti quotidianamente anche nelle piccole cose, quali saranno la migliore strategia di marketing che mai potrete fare. E questa è una peculiarità che sta a noi intermediari. Le compagnie non riescono, non possono farlo. Sarebbe già importante che riuscissero a farlo con i loro primi clienti, cioè noi intermediari, e non ci riescono neanche con noi, non ci riescono. Per cui non sperate che arrivi dall'alto, dobbiamo farlo noi nella nostra quotidianità, nei nostri uffici, con i nostri clienti, con i nostri collaboratori, con i nostri mezzi, tutti i santi giorni. Andiamo a curare ogni singolo aspetto della relazione con il cliente, cerchiamo di soddisfarlo al meglio, di semplificargli l'acquisto, di rendergli il tutto più semplice, più chiaro, più trasparente, più piacevole. Se riusciamo a fare questo, abbiamo vinto. Ciao!